Il questore di Sassari, Pasquale Enrico, ha ricevuto negli uffici della questura il colonnello Pietro Salsano, comandante provinciale dei Carabinieri, da poco trasferito a Napoli per altro incarico. Nella piacevole circostanza, il questore, nel ringraziare il colonnello per la preziosa e puntuale collaborazione fra le due forze di polizia, ha manifestato il proprio apprezzamento per i numerosi positivi risultati conseguiti in ambito provinciale, soprattutto nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sassari e la sua università possono avere un ruolo rilevante lungo il cammino verso un mondo nuovo, fondato sulla pace e sulla cooperazione, contrario alle chiusure e alle intolleranze, favorevole a una nuova dimensione internazionale. Lo ha detto il rettore dell'Ateneo Sassarese Attilio Mastino, intervenendo al convegno dedicato al ruolo delle politiche di genere nell'avanzamento della democrazia in Afghanistan. Un obiettivo che può essere perseguito, è il parere del rettore, se si cammina lungo il percorso tracciato dalla Brigata Sassari, di cui tutti siamo orgogliosi. Organizzato dall'Università in collaborazione con la Brigata Sassari e la ASL numero 1 della città, il convegno si è dedicato a riferire della centralità che hanno acquisito le politiche di genere nel processo di avanzamento della democrazia e del ruolo che hanno conquistato le donne durante e attraverso l'ultima tornata elettorale in Afghanistan. S. Laura Orani, caporalmaggiore scelto dalla Brigata Sassari, ha potuto raccontare la propria esperienza personale a Herat a sostegno dell'impegno politico delle donne, la docente Eugenia Tognotti, delegata del Rettore per le pari opportunità e gli studi di genere, ha fornito una panoramica precisa e aggiornata sulla condizione femminile e sulle possibilità che l'attivazione anche in Italia di una mobilitazione della società civile a sostegno dei diritti di genere favorisca il loro radicamento anche in un contesto come quello afghano. Attività di rientro dalla missione in Afghanistan, ritornare nel luogo dove ci siamo formati. Ho sempre detto che l'università rappresenta il punto di riferimento per qualsiasi attività educativa ad alto livello, sia essa militare sia di tutte le altre organizzazioni che gravitano. È una delle cose importanti perché con la riduzione del contingente i rischi aumentano. Massima attenzione deve essere rivolta alla sicurezza del nostro personale. Il terzo compito era quello di, parallelamente a queste due attività, far rientrare in Italia mezzi e materiali che erano ancora in Afghanistan e che per la riduzione del contingente non aveva più senso tenere lì. È stato anche questo uno sforzo logistico notevole, come dissi prima di partire, lo sforzo logistico ha rappresentato un onere che non si era visto dalla seconda guerra mondiale in poi, per una dislocazione di materiali. Quando siamo arrivati in Afghanistan c'erano circa 9.500 metri lineari, che significa? Significa che se voi mettete insieme tutti i mezzi lungo una strada, ebbene, voi fate 9,5 km di materiali che devono rientrare, devono essere caricati sugli aerei, caricati sulle navi. Questa mia breve relazione tratteremo come ci ha formato la Brigata Sassari per affrontare questa missione, il cambiamento avvenuto a livello di comando e il nuovo approccio del Female Engagement Team, le disuguaglianze di genere in Afghanistan, la pianificazione delle attività di gender awareness, i primi risultati delle elezioni appena svolte in Afghanistan, le personalità afghane che più mi hanno colpito e l'Afghanistan come oggi. Assume un respiro internazionale il primo Maria Carta che domenica 7 settembre celebrerà la sua 12ª edizione a Siligo, paese natale dell'artista scomparsa 20 anni fa. Un annullo filatelico verrà fatto in occasione appunto di questo 20esimo e il parterre godrà dei premi che verranno dati a personaggi davvero importanti, quali Dulce Pontes, Eugenio Finardi, Gianfranco Cabiddu, Giampaolo Loddo, il coro di Usino, i Train to Roots, giusto per dirvene qualcuno. Ai nostri microfoni il presidente dell'associazione, della fondazione Maria Carta, Nardo Marras, e l'invito naturalmente a tutti i nostri ascoltatori di poter andare a vivere là, a Siligo, l'aria che si respira in una giornata così particolare.
Questo peraltro è un anno speciale, un premio speciale perché ricorrono i 20 anni dalla morte di Maria Carta e gli 80 anni dalla nascita. Il paese di Sirico si sta aprendo, si sta preparando una grande festa per ricordare, credo, la più autorevole delle interpreti, delle musiche e delle tradizioni e non solo della nostra terra. Avremo ospiti d'eccezione, oltre ai premiati che conoscerete nei prossimi giorni, avremo ospiti di Mamuntones di una Mamoiada che verranno a trovarci, il gruppo di ballo dei bambini della scuola di San Donato che è un progetto di ballo tradizionale interrazziale. Avremo anche ospiti il coro di Aosta che verranno accompagnati dal coro di Usini, insomma avremo una giornata dove ci accompagneranno anche i colori gialli della Coldiretti con i quali abbiamo stretto un'alleanza istituzionale. Le eccellenze che sono la musica, le tradizioni, la storia della Sardegna assieme a quelli che sono i prodotti e i valori appunto della nostra terra valorizzati dalla Coldiretti e Maria Carta saranno a Sirico le eccellenze che presenteremo alle tante persone verranno a trovarci. Sempre nel nostro cuore, questo lo diciamo a pieno titolo e veramente l'orgoglio di nel ricordo, questo possiamo dire, l'orgoglio nel ricordo. Non bisogna mai dimenticare quelli che sono stati i più autorevoli protagonisti della Sardegna, devono essere punti di riferimento. Maria Carta è una di queste, quindi bisogna trasmettere ai giovani la sua storia, la sua opera, ma soprattutto il suo forte radicamento e attaccamento a una terra straordinaria che è la nostra Sardegna. La Palestina chiama e la Sardegna risponde. Un ponte non più immaginario, ma fatto veramente di collaborazione, di amicizia, di solidarietà e soprattutto di scambi culturali. È quello che stanno facendo i ragazzi che rappresentano la nazionale di atletica leggera della Palestina. Ieri li abbiamo seguiti durante la loro mattinata nelle visite istituzionali. Si è iniziato da Palazzo Ducale, dove sono stati accolti dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Piu, che li ha ospitati prima nel suo studio, dopodiché li ha avviati ad una visita guidata proprio del Palazzo Ducale, a iniziare dalle cantine, a raccontare la storia, per finire poi addirittura sul terrazzo a godere noi tutti, tra le altre cose, di un panorama davvero stupendo. La visita di cortesia al primo cittadino Nicola Sanna, che li ha accolti nel suo studio interrompendo i suoi lavori, e poi un tour, un piccolo tour in quelle che sono le bellezze davvero nascoste della nostra città e che molti di noi francamente hanno avuto piacere di riassaporare, di conoscere e perché no, inorgogliti dagli sguardi anche di i ragazzi che sono e arrivano da una città che è vecchia 8.000 anni. A raccontarci delle loro esperienze, a raccontarci della nostra storia, a cercare di rendere più fruibile possibile il loro soggiorno qua in Italia e soprattutto con questa regione che li ha francamente adottati. Siamo andati fino a Palazzo di Città, dove abbiamo scoperto quello che succedeva tanti anni fa, rivivendo un pochino quelle che sono i fasti che nel 1850 hanno riportato alla ribalta quello che è il primo teatro comunale, un racconto importante che è stato fatto dal nostro Cicerone e che poi ha visto davvero grande interesse nei ragazzi di Gerico. Si è finito su a Piazza Castello a visitare quelli che sono i resti del castello vero e proprio che molti di noi sinceramente non avevano probabilmente vissuto come abbiamo fatto invece ieri con loro. Perché? Perché loro hanno interesse, chiedono e veramente si stanno integrando in una maniera importante. Sono 14 giorni quelli che li separano al loro rientro in patria, però crediamo davvero che questo sia il viatico migliore per far capire che molte volte basta parlare, basta scambiare le opinioni, le idee e soprattutto la voglia di essere disponibili. In una parola solo, aggregazione, in un'altra, lo sport che veramente dovrebbe riunire le genti piuttosto che non allontanarli.
Gentili amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Oggi vado a leggervi un comunicato della Dinamo Banco di Sardegna. Venerdì 12 settembre la squadra di coach Meo Sacchetti si ritroverà ancora una volta in piazza Santa Caterina nel cuore di Sassari per farsi conoscere e ricevere l'abbraccio dei tifosi sassaresi e di ogni parte dell'isola. L'appuntamento è fissato per le ore 20 quando la Dinamo Banco di Sardegna si presenterà con le attese new entry e gli amatissimi vecchi. Squadra insomma già al lavoro, il gruppo bianco-blu dal 25 agosto e al Geo Village di Olbia per la preparazione della nuova stagione di importanti impegni di campionato, Supercoppa ed Eurolega. E già nei prossimi giorni sono tanti gli appuntamenti di pre-season che vedranno i ragazzi di coach Meo Sacchetti scaldare i motori nelle sfide in programma in diversi palazzetti dell'isola. Questo è quanto ci arriva dalla Dinamo Banco di Sardegna e anche per oggi noi siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vado a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegin.tv e cosa molto importante che sempre vi ricordo è che Telegin, la televisione di Sassari, è visibile in streaming 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito www.telegin.tv. A tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. Brevi dalla Sardegna, Nulvi. L'amministrazione comunale, il sindaco Mario Buscarino e l'assessore ai servizi sociali Barbara Nardecchia comunicano che sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla nuova edizione dell'ormai classica gita sociale che in questo 2014 avrà la splendida città di Parigi come destinazione. Informazioni e modulo di iscrizione sono scaricabili online sul sito del comune di Nulvi, oltre che a disposizione degli interessati presso la bacheca dell'ufficio servizi sociali presso il Palazzo Comunale. Un momento importante di aggregazione da vivere all'ombra di una delle più affascinanti capitali europee, città di storia e di cultura, da scoprire dal primo all'ultimo giorno di un viaggio programmato con partenza il prossimo 30 settembre e ritorno il 5 ottobre. Il servizio sarà attivato a raggiungimento della quota limite di 25 iscritti. Potranno partecipare al viaggio famiglie, minori, adulti e anziani senza distinzioni. La quota di partecipazione è di 897 euro. Su base di 35 partecipanti. Le domande di iscrizione dovranno pervenire all'ufficio servizi sociali entro il 12 settembre 2014. In occasione della consegna dei moduli sarà necessario versare un acconto di 100 euro in contanti.
Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume, disponibile presso Studi di Teleg, zona industriale Predanier da strada 14, Pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 e via Ettore Mura 20 a Lipunti, Goody Music, via Carlo Alberto 31 Sassari, Radio Nova, via Donizetti 23 Sorso. Stintino, festeggiamenti per la Santa Vergine della Difesa. Sabato 6 settembre, concerto della banda musicale Luigi Canepa. Domenica 7 settembre, concerto con Luca Barbarossa. Lunedì 8 settembre, spettacolo pirotecnico e a seguire gran varietà. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, oggi sulla nostra emittente alle 20.30. Ospiti i cantanti Tino Bazzoni e Giuseppe Contini, alla fisarmonica Gianuario Sannia e Alessandro Carta alla chitarra. TG Informazione e Approfondimento, orari messe in onda, dalle ore 13 alle ore 15.30, dalle ore 18.30 alle ore 20.45, dalle ore 22 alle ore 23.30.